Nostra ospite oggi Giorgia Arcuri, una bimba cutrese con la passione per il canto che di recente ha partecipato alla trasmissione Ho imparato una canzone. Giorgia, prima di parlare della trasmissione che ti ha visto protagonista, ci vuoi raccontare come è nata questa tua passione per il canto? Allora, quando ero piccolina, ho iniziato ad andare dal soprano Bianca Sarcone per suonare il pianoforte. Poi lei, pian piano, mi ha scoperto la passione per il canto e da lì ho iniziato a cominciare a cantare. Quindi diciamo è stata, cioè la musica ce l'hai sempre avuta nel sangue, nelle vene, diciamo. E dopo Bianca Sarcone hai avuto altre maestre, altre insegnanti? Sì, tutt'oggi mi segue ancora Bianca Sarcone, però seguo da un po' di tempo un corso di interpretazione con la regista teatrale Camilla Cuparo. Da quanti anni è che canti e che ti piace il canto? Mi piace fin da quando ero piccola, però canto da 2 o 3 anni. Sappiamo che ti sei esibita anche a Cutro in diverse iniziative, in diverse feste, e le tue performance sono sempre state le più applaudite, quindi questo vuol dire che hai del talento. Sì, io par ho partecipato a vari concorsi in questo periodo, in questo arco di tempo, e di cui uno nel 2009 che si chiama il Murgiadoro Festival, il primo, e ho vinto il primo premio e il premio che rispecchiava il sogno di Marielle Ventre, con la canzone inedita Un mondo di fiori. Tra le altre esperienze che hai fatto c'è stata anche quella dello Zecchino d'Oro, dove per poco non sei arrivata alla finalissima. Mi hanno selezionato tra tanti bambini e siamo arrivati lì a Bologna, all'Antoniano, e poi per un po' sono arrivata allo Zecchino. Hai fatto tutte le fasi alla finale che poi dava accesso alla trasmissione, a partecipare appunto al concorso, non ce l'hai fatta. Sì. Bene, ora veniamo alla trasmissione che ti ha visto protagonista nel mese di marzo, in particolare l'avete registrato a Padova, nella trasmissione Ho imparato una canzone. Com'è stata quest'ultima esperienza? È stata un'esperienza bellissima che ricorderò per tutta la vita e mi sono divertita molto, ho conosciuto tante nuove amiche, ho cantato con l'orchestra dei Movida, capitanata da Gianni Caltran, che ringrazio, e poi c'era una giuria composta da due giurati, che sono Ivan Cattaneo e Luisa Corna, che hanno cantato anche lì dal vivo, e ci siamo divertiti, abbiamo scherzato. E però abbiamo anche cantato e abbiamo cantato tutti insieme. Hai dovuto affrontare delle selezioni per entrare a far parte della serata finale? Sì, ho mandato il video di una mia registrazione, di una canzone registrata su Canale Italia, e poi tra tanti partecipanti siamo stati selezionati alcuni bambini e siamo andati appunto a Padova per registrare la prima puntata. Questo noi lo vedremo domenica 13 marzo su Canale Italia, un canale appunto che si poggia anche su Tele Diogene. Ci vuoi preannunciare quale pezzo hai fatto? Ho cantato con una bambina di Vibo, che si chiama Valeria Grillo, La prima cosa bella dei ricchi e poveri. Oltre a partecipare, ho imparato una canzone. Di recente ho partecipato anche a uno spettacolo in Puglia che si chiama il Murgiadoro Festival. E in giuria c'era Francesco Rapaccioli, che è il vocal coach di Mike and Proc 2. Poi c'erano tanti ospiti di Io Canto e alcuni anche di Mike and Proc. E questo spettacolo si svolge in cantare delle canzoni che appartengono a delle fiabe. E ci sono sette fiabe, ci sono state sette fiabe, e per ogni fiaba due canzoni. E io ho cantato Il cerchio della vita di Ivana Spagna ed è stata un'esperienza bellissima. E questa canzone viene dalla fiaba del Re Leone. E ci siamo divertiti molto, ho fatto nuove conoscenze e sono molto felice di aver partecipato a questo spettacolo. Bene, Giorgia, quindi in conclusione abbiamo capito da questa intervista che per te il canto è un hobby che coltivi, che sicuramente continuerai a coltivare anche nel futuro. Noi possiamo augurarti il meglio, ti possiamo augurare di continuare a sognare e di raggiungere risultati più alti.
Sì, a me piacerebbe tanto diventare famosa e partecipare ad altri grossi spettacoli in futuro, però se il futuro non me lo permette, io coltivo anche la passione per il pianoforte e la chitarra e mi piacerebbe continuare anche con quelli. Quindi noi sappiamo che ti vedremo in televisione domenica, se magari vuoi lanciare un appello affinché tutta la popolazione del Crotonese e di tutta Italia possa vederti, ci vuoi ricordare quando è l'evento? Sì, l'evento si svolge domenica 13 marzo alle ore 21 su Canale Italia 83 e vorrei chiedere a tutti di vedermi perché è un'esperienza bellissima.